Ciao Nigi amici e ciao Nigi amiche! Nel nostro speciale di oggi vi parliamo, e attenzione, vi mostriamo soprattutto, lo shampoo Campus alla mela verde, il più mitologico prodotto cosmetico degli anni 80. Per qualche stramba ragione, questo shampoo è rimasto nella memoria e nel cuore di tutti, chissà come mai. Noi, come sempre, vi offriamo il meglio e ne abbiamo acquistato uno integro, con ancora lo shampoo dentro. Volete saperne di più? Continuate a guardare, perché non solo vi mostreremo il prodotto, ma anche il suo interno, facendo persino un test comparativo con altri shampoo alla mela verde. Buona visione! Allora Sivi, tu cosa ti ricordi dello shampoo Campus? Guardate che roba, abbiamo delle bottiglie originali dell'epoca, qui addirittura con lo shampoo dentro, e lui non è un'altra cosa che abbiamo messo noi ragazzi, è veramente lo shampoo dell'epoca questo qua. Allora, shampoo Campus, cosa mi ricordo? Intanto che non mi ricordo questa etichetta. Okay. Credo che l'etichetta che abbiamo su questa bottiglia sia forse più vecchia di quella che mi ricordo io. Può darsi, può darsi. Perché io me ne ricordo una un pochettino più moderna. Nel design un pochettino più moderna. Il colore anche mi sembrava meno flash. Non so se adesso questo è virato con il tempo, è diventato più acceso, più fosforescente, ma me lo ricordavo un po' meno. Però forse sembra la formula anni 80 più avanti, che magari era diventata più, sai, delicata. Possibile. Non brucia gli occhi, queste cose possibile. Qua. Ma tra l'altro so che verso la fine degli anni 80 è apparsa una bottiglia di plastica opaca, che vi mostro in questa foto, guardate un po'. Mentre invece questa che abbiamo qui noi dovrebbe essere proprio la versione anni 80 super flash. Poi chiaramente questo colore magari si è anche alterato un pochino, non lo so. Ma credo che fosse abbastanza simile a quello che possiamo vedere. Ecco, guardatelo qui da vicino. Tra l'altro questi tre campioncini che potete vedere qui sono dei campioncini Lancio, quando è nato il prodotto, in teoria nel 1978. E lo shampoo è durato poi fino all'89, quindi un po' più di 10 anni di Campus. Vedete questa pubblicità del Campus con allegato un buono sconto da 100 lire. Perché è importante? Guardate un po' l'ingrandimento. È importante perché qui, ancora una volta, grazie alle autorizzazioni ministeriali, riusciamo a scoprire l'origine delle cose. Vedete che qui in basso c'è scritto autorizzazione ministeriale numero bla 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 del 23 marzo 1979. Quindi il marchio è stato registrato nel marzo del 79. E poi qui più in alto vediamo che questo buono da 100 lire scade alla fine del 1980. Vedete, 31 dicembre 80. Ora normalmente le promozioni duravano circa un anno. Normalmente, o poco più, quindi possiamo supporre che il Campus sia uscito nel 79, anche perché poi abbiamo un'altra pubblicità cartacea, che è questa qui, vedete? Ora io non ho la data esatta di questa pubblicità, però era stata pubblicata su Pagine 70, un sito che esisteva fino a un po' di anni fa e che raccoglieva materiale degli anni 70, ovviamente. Quindi se avevano pubblicato questa immagine vuol dire che era degli anni 70. Ora, se, seguitemi, Campus aveva questa promozione ed era indicato come nuovo e sotto abbiamo la data del 79, c'era quell'altra pubblicità, vuol dire che in teoria, Campus è uscito nel 79 e che questa promozione era valida poi fino alla fine del 1980. Cosa abbastanza plausibile. Comunque, possiamo dire che Campus è arrivato nelle nostre case tra il 79 e l'80 e questo è già molto molto interessante secondo me. Ma perché poi questo shampoo era così famoso? Non lo si capisce. No, anche perché è uno shampoo banalissimo scritto per capelli normali e grassi, quindi non è una di quelle cose come il Pantene che te lo spacciano per essere trattamento di bellezza all'ultimo grido, vatte la pesca. Esatto. Forse per il profumo alla mela verde, che era una cosa un po' fresca, un po' giovane. Fresca, sì. La mela verde fa molto... In effetti fa veramente anni 80 la mela verde, non so... Perché nella mia testa... Sarà stato colpa del tempo delle mele. Del tempo delle mele, sì, o delle mele verdi e le loro sigle. Grazie. O forse perché la mela verde rappresenta un po', diciamo, l'inizio della vita, quando siamo ancora un po' acerbi, quando siamo giovani, e faceva molto ragazzina o ragazzino, non lo so. Poi si diventa delle mele marce. Esatto. Quindi eravamo un po' al nostro primo shampoo, chi lo sa. Comunque, guardate che bellini questi tappini, mi fanno impazzire. Io comunque, non è per deluderti, ma non usavo questi, io usavo il Johnson Baby. Anch'io usavo di più il Johnson, non so per quale ragione. Sono sicuro di averlo usato. Eh sì, sì.
Ma sono sicuro di averlo usato questo, ma chissà, forse già all'epoca le mamme erano un po' preoccupate della fosforescenza di questo shampoo. No, secondo me non fregava niente a nessuno, no. Soltanto che magari, sai, ti dico, per i bambini si usava di più il Johnson perché non bruciava negli occhi. E tante volte era vero che ti finiva lo shampoo negli occhi e sembrava che ci avevi messo dentro l'acido muriatico. Invece questo qua doveva essere una cosa tremenda. Da adulto non te ne frega niente perché sei capace di non farti finire la schiuma negli occhi, ma da bambino succedeva spesso, quindi... È vero. Parlando appunto di questo buono sconto che vale 100 lire per l'acquisto di una confezione di shampoo Campus, vediamo accanto questa classica immagine che poi è stata riproposta più e più volte nel corso degli anni, soprattutto fino all'83-84, anche nella pubblicità televisiva, dove vedevamo una bellissima signora, ragazza, una modella che all'inizio aveva i capelli normali, poi cominciavano ad apparire qui e là delle mele verdi e infine era completamente ricoperta da un casco di mele verdi. Attenzione, non un casco di banane, ma di mele verdi. E poi annusava la bottiglia. Perché? Perché lo shampoo Campus aveva la caratteristica di essere super profumoso. La fragranza di Campus, il nuovo shampoo alle mele verdi. Per splendidi capelli che riconosci dal profumo. La caratteristica, come si è detto più e più volte, era appunto che rimaneva un buon profumo nei capelli. Questo in effetti era vero. Campus è così delicato e non alcalino che puoi lavarti i capelli anche tutti i giorni. E ogni volta con Campus li ritrovi naturalmente splendidi. Così morbidi, docili al pettine, lucenti e pieni di vita. E ricchi della sua inconfondibile fragranza di fresche mele verdi. Ecco. Vediamo com'era il retro di questo buono, perché c'è ancora della rubina qui dietro. Vediamo una bella mela verde, arricchisci i tuoi capelli di una nuova naturale fragranza. E accanto vediamo un ragazzo e una ragazza con delle magliette Campus che io a questo punto voglio. Vorrei tanto trovarle, queste magliettine qui. E accanto abbiamo il buono sconto, visto dall'altro lato, che andava compilato, e spedito, bla bla bla. Furbo chi se l'è tenuto. Molto molto carino. Ecco, proseguiamo. Ecco, il nostro amico Mr. Green ci ha mandato anche delle foto, appunto, non solo di questo volantino con il buono, ma anche di una bottiglia di Campus, che credo sia quella che poi ha venduto a noi. Accanto vediamo anche delle meline verdi di plastica promozionali con tanto di logo. Riuscite a vederle? Sono una cosa davvero molto carina. Questa bottiglietta che è piccolissima, in effetti sono soltanto 200 ml, avevo un'etichetta sola, quindi oggi ci sono ingredienti, spiegazioni, tutto quello che c'è dentro nel dettaglio, quello che è vegetale, quello che è sintetico, qua no, infatti dicevano soltanto shampoo per capelli normali e grassi, fine del discorso, profumo mela verde che sicuramente era artificiale, non era sicuramente un profumo naturale perché c'era dentro l'estratto di mela verde. Sarà stata una cosa, certo, ricreata in laboratorio. E questo colore è assolutamente flash. Che è. Ecco, adesso muovendolo un po' si vede che ha quell'effetto perlato che mi ricordavo io. Sì, eh? Perché a vederlo così non sembra, però se lo muovi vedi che c'ha quell'effetto un pochettino traslucido. È vero. È tipico degli shampoo in realtà. Sì, ha un'aria molto densa. Vogliamo osare aprirlo per sentire che odore ha? Non abbiamo paura che la, si la maledizione del faraone. Dai, provo io. Allora, io ci provo, piano piano. La paura di romperlo è tanta. Ok. Beh, si è svitato facile, tutto sommato, no? Guardate la reazione. Cosa è successo? Si sta gonfiando, guarda, sta uscendo fuori. Ah, wow. Era sotto vuoto, quindi. Ah, ok, sembra tutto sotto controllo. Adesso ragazzi, non resta nessuno che annusare. Al mondo vi fa vedere queste cose, ricordatevelo. Solo noi siamo così pazzi. Allora, prova ad annusarlo. Si sente poco. Vabbè, pensavo peggio. Fai sentire? È come gli shampoo nuovi che abbiamo preso per fare il confronto olfattivo. Sì, non è tanto diciamo, diverso. Mi sembra che abbia perso la sua fruttosità, se vuoi. No, in realtà è... Ha un odore un po' neutro di shampoo. No, no, si sente bene la mela verde, in realtà. Dici? Sì. Va bene. Io l'ho sentita proprio bene. Boh, tanto meglio. Dai, sono anche contento che non è esploso, chissà che, meno male. Non si è trippata la plastica soprattutto. Vuoi perché... rimettergli il suo tappino? Sì. Ah, perché questa insomma è una cosa che adesso dovremmo tenere al riparo dalla luce solare o dal calore o chissà che cosa, certo, non perché so. Perché guardate le bottigliette promozionali che sono già ingiallite. Sì, sì, si sono ingiallite, rovinate e molte si sono rotte. La persona che ce le ha vendute ci ha raccontato che ha avuto tante altre cose tra le mani, alcune erano esplose, alcune si sono
conciate un disastro per via della luce del sole. Poi insomma, questo tipo di plastichina dura tantissimo, non si deteriora, sei d'accordo, sì, non sì, è riciclabile, però si crepa. Sì, anche perché ragazzi, questo era un prodotto da 1190 lire, cioè non era una roba che doveva durare nel tempo, è un miracolo che questa cosa sia sopravvissuta. Non saprei se 1190 lire per l'epoca fosse un prezzo caro, non ho proprio idea, se fosse uno di quegli shampoo un po' ma un po' se cheap. Se ipotizziamo che magari questa fosse probabilmente una bottiglia dei primi anni 80, non era così a buon mercato, tutto sommato. Infatti, mi sa che era già uno di quegli shampoo un po' preziosi, sì. Sarà per questo che io ne usavo degli altri, perché comunque È possibile, perché no? Ora, un'altra cosa buffa che vorrei mostrarvi è questa compilation di bottiglie. Allora, a sinistra abbiamo il campioncino promozionale per provare lo shampoo, per farlo provare. Dopodiché accanto avevamo la bottiglia normale, che è uguale a quella che abbiamo noi. Invece, sulla destra, se osservate bene, vediamo un'altra bottiglia, senza il prezzo 1190 lire, che ha un aspetto strano. Non è una bottiglia contenente caffè shakerato, come potrete pensare. È una bottiglia che, se osservate bene, si è scolorita al sole. Qualcuno deve averla esposta magari troppo a lungo nella vetrina o del proprio negozio, intendo, o magari, non lo so, l'ha esposta in casa al sole, è diventata così, non ho idea. Comunque guardate, il tappo è sbiadito ai massimi livelli, cioè è diventato un verde spento proprio. L'etichetta si vede che ha perso il giallo, se osservate bene, e dentro è diventato terrificante, quindi voglio dire, non ho idea di che reazione chimica sia avvenuta all'interno di questa bottiglia, ma vabbè, un vero disastro. Ecco, questa è invece un'immagine che ho trovato in rete e ci mostra una bella doppia confezione di shampoo Campus. Vedete, c'era il cartoncino col disegno, con una foto, diciamo una foto dello shampoo, accanto la mela verde, shampoo Campus mela verde, bla bla bla, e poi sopra spuntavano fuori i due tappi. Quindi questa confezione conteneva due bottiglie. Fortunato chi l'ha trovata, accidenti. Ecco, altre cose importanti che vorrei farvi vedere sono queste scatole, sempre collezione di Mr. Green. Guardate, sono le scatole che contenevano i pezzi grandi, cioè i pezzi normali di shampoo, vedete, due dozzine, quindi 24 bottiglie. Notare che sopra c'è scritto esponete subito, pensare quanti anni sono rimaste nelle scatole, e poi accanto c'è una scatolina più piccola che è proporzionata, è un montaggio proporzionato, che conteneva i campioncini, le bottigliette piccole che vi mostriamo nel video. Anche in questo caso erano due dozzine. Comunque noi abbiamo comprato degli altri shampoo mela verde solo per fare dei test, per fare dei confronti, per vedere un pochino. E a questo punto diamo un'occhiatina, vediamo un po'. Noi abbiamo trovato questi due shampoo qui in Francia, sono tutti e due la mela verde, come potete vedere. Vediamo un po' la differenza. A me quello sembra già molto più trasparente. Sì, sì, allora fammi dire che questi qui sono una versione un po' naturale, no? Naturale, ok. Dai, proviamo allora a prendere un po' di Campus e mettiamolo accanto a questi due shampoo che abbiamo già versato nel piatto. Dall'aria molto meno fosforescente. Fosforescente, sì. Un attimo che prima stappiamo. Ta-da! Bisturi. Bollicina. Mettiamo il vetro del cucchiaino. Un po' di più. Vediamo che cosa salta fuori. Ta-da! Come potete vedere, già questa cosa ha un colore assolutamente più forte e più brillante rispetto agli altri. Esatto. L'odore non è tanto diverso, devo essere sincera, soprattutto se paragonato con questo, quello colorato. È vero. Anche perché effettivamente quest'altro shampoo è mela verde e qualcos'altro, tipo foglia d'olivo, invece questo qua è mela verde bassa, e quindi i due odori si assomigliano molto. Anche se gli ingredienti che sono presenti su questo, su questa confezione, ben specificati, mentre qua non c'è assolutamente un tubo, sostengono che qua ci sia del vero estratto di mela. L'odore penso che sia ricreato in laboratorio sia in un caso sia nell'altro, Però ragazzi, sto per toccare del Campus mela verde anni 80. Occhio che potrebbe farti l'effetto della zampa d'elefante di Cerno. Magari domani mi sparisce il dito. E beh, bello denso, appiccicoso. Comunque dai, è rimasto il profumo. Questi sono più fruttati, ma è rimasto il profumo. Incredible. Ecco, come si diceva, gli unici al mondo che vi hanno fatto vedere il Campus, davvero, solo noi. Tech, che robetta. Ecco, tra l'altro, volevo farvi notare, se ve lo state chiedendo, che queste sono delle bottigliette campioncino di quando il prodotto è uscito sul mercato, quindi del 78. Vedete che sono vuote.
Caspita, vecchissime. Ma erano già gialle o si sono ingiallite con il tempo? No, queste si sono ingiallite. In teoria la bottiglia era sempre di questo stile qua. Tra l'altro, se metti il tappo, prova a metterne una vicino a quel tappo lì, per favore, alla bottiglia grande. Sì, il tappo è un colore un po' diverso. Sembrano... la forma sembra la stessa, ma anche no? Il materiale sembra diverso. Questa sembra una plastica più dura, invece questa è una specie di quasi gomma. Sì, quindi... Comunque si è ingiallita in maniera uniforme, bisogna dire. Perché se anche uno lo svita, vede che la plastica è diventata tutta gialla in maniera uniforme. Se guardi dentro ci sono delle tracce di shampoo. Chiamiamola scientifica. Dai. Chiamiamo Iris di Parma. Mettiamo dello shampoo questo qua dentro quell'altro. Perché? Così. No. Dai, per mettere della mela verde dentro un... Dentro la mela verde. Okay. Dai, giusto per giocare, no? Stiamo giocando. Il sarcofago del faraone. Dai, così c'è dello shampoo mela verde. Ok, ecco, basta. Mi piaceva il gesto. Così poco? Sì, sì. Di avere del mela verde dentro un mela verde. Così? Adesso saprà di nuovo di mela verde. Senti qua, senti che buon profumo. Ma in effetti non è tanto diverso anche da quello vecchio, eh? Avevi ragione. Questo non è assolutamente tanto diverso. Avevi ragionissima. È diverso l'aspetto, è diverso il colore, ma l'odore direi che è abbastanza intatto. Incredible, non ho parole. Quindi lo userò io che ho un motivo di usarlo e ti saprò dire anche certo, come la sensazione. A me non serve lo shampoo, vabbè, mi serviva una volta. Ecco, questa pubblicità ha sotto la data invece del 1982. Vediamo questa bella ragazza in topless che indossa solo un paio di jeans, tiene in mano una mela verde e ha nella tasca il Campus. Un'immagine anni 80 da spavento. Anni 70-80 direi. Comunque, questo era un concorso tramite cui potevamo vincere dei jeans UFO che non mi ricordo assolutamente. Metti in tasca Campus e vinci jeans UFO. Che cosa carina. Questa invece è una cosa che ho visto in vendita su eBay ed è una pubblicità cartacea su pagina doppia apparsa nel 1983. Quindi come vedete si usava ancora la bella ragazza con i capelli all'inizio normali e poi questo bel casco di mele verdi sulla testa. E si continuava con lo slogan Shampoo Campus, gli splendidi capelli che riconosci dal profumo. Qui accanto c'è scritto Campus dà ai tuoi capelli la dolcezza, lo splendore e la vitalità della natura. Insomma, e ogni volta li lascia morbidi, lucenti, splendidi, ricchi della sua inconfondibile fragranza di mela verde. Si insisteva su questo punto. Certo che comunque era una pubblicità che colpiva, eh? Non ci sono dubbi su questa cosa. Tra l'altro nello stesso periodo abbiamo una pubblicità che abbiamo visto uscita nell'83 ma che c'era già nell'81 perché io l'ho trovata da due fonti diverse. Anzi, ringrazio qui pubblicamente Tutto Spot e i Magnetici Anni che le hanno pubblicate e risultano essere 81 e 83 della stessa pubblicità. Vediamo. Per splendidi capelli che riconosci dal profumo, il fresco profumo di mela verde. Campus, il famoso shampoo dall'inconfondibile fragranza di mela verde. Non alcalino e delicato. Campus dà ai tuoi capelli lo splendore, la dolcezza, la vitalità della natura e un fresco profumo di mela verde. Shampoo Campus alla mela verde. Di splendidi capelli che riconosci dal profumo. Negli anni seguenti ci sono state poi altre pubblicità. Alcune di queste uscivano anche su Topolino. Io ne ho diverse su Topolino. C'era stata nell'87, per esempio, questa pubblicità dove vedevamo questa ragazza, anche se c'erano altre versioni. In questa in particolare c'è questa ragazza che dice: il mio sogno, il mio desiderio, il mio sogno più grande, togliermi la voglia di vivere in campagna. Ma, ripeto, ce n'erano altre con delle persone che sognavano di fare determinate cose. Qui c'era questa promozione, grande concorso, 100 milioni, Campus, e ti togli la voglia di realizzare l'idea che più ti piace. Ecco, e questa era una. Poi, sembra che dopo l'87 avessero continuato con questo concorso dei 100 milioni, di vincere 100 milioni, solo che ora si chiamava Un sogno per due. Quindi, quest'anno Campus realizza i tuoi sogni, tanti sogni da vivere in due. Vedete sotto c'è la data, il concorso scade nell'88, quindi prima era l'87, adesso l'88. E qui vedevamo, per la prima volta, una foto della bottiglia opaca, quindi... In teoria, fino all'87 la bottiglia era quella che conosciamo, quella che vediamo in questo video, nella nostra recensione. Dopodiché siamo passati alla bottiglia opaca, che vi abbiamo mostrato prima in foto. Ecco, ve la rimetto brevemente qui, giusto per rinfrescarci la memoria.
Qui ne avevamo un'altra che vediamo essere dell'89, quindi in teoria dovremmo essere verso la fine della vita del campus, perché secondo quello che ci ha detto Mr. Green, in teoria il campus a un certo punto nell'89 è scomparso dai negozi da un momento all'altro. Non ci sono tracce successive per ora. Se per caso voi vi ricordate qualcosa dopo l'89 o avete qualche pubblicità, qualche traccia, qualche ricordo, qualunque cosa, mi raccomando fateci sapere, perché le ricerche sono sempre in corso. Comunque in questo ADV si poteva adottare una balena, vedete tutto scritto. Tra l'altro qua si vede benissimo che c'era già la bottiglia opaca. Shampoo Campus, la fortuna si scatena con il grande concorso Campus Dance. Puoi vincere fantastici premi con qualsiasi confezione di Shampoo Campus. Ma e questo cosa sarà mai? Che cos'è questo spot? Ragazzi e ragazze, questo è uno dei due spot francesi del campus che ho trovato in giro per la rete. Ebbene sì, vi siete mai chiesti se campus esistesse anche all'estero? O se fosse un prodotto estero? Non avete idea di quello che ho trovato investigando un po'. Andiamo con ordine. Shampoo Imperial senteur pomme verte pour des cheveux très doux qui se reconnaissent à leur parfum. Imperial. Cominciamo con questo ADV cartaceo olandese. Non ho la data precisa, ma così a occhio sembra essere il più vecchio tra tutti quelli che ho trovato, a giudicare dal tipo di foto e dalle pettinature. Vedete che era già presente il discorso frutta in testa, diciamo. Solo che qui gli shampoo erano tre differenti. Guardate, ci sono pesca, pompelmo e ovviamente la mela verde. Ma a questo punto la domanda è, siamo sicuri che Campus sia nato come shampoo alla mela verde? Non è che magari è stato testato o magari inventato proprio in Olanda o chissà in quale altro paese e poi si è visto che la mela verde vendeva di più? Chi lo sa? C'è da dire che Campus o Season Mild, come si chiamava in Olanda, era un prodotto della Colgate Palmolive, che era una multinazionale americana, quindi chissà. Devo anche dire però che non ho trovato assolutamente nulla che riguardi il Campus collegato agli USA, agli Stati Uniti, ma proprio zero assoluto. Notare inoltre che i tappi erano tutti bianchi. Comunque, continuiamo, non è finita qui. Guardate questa immagine del 1978 di una pubblicità danese. Qui vediamo una modella già col famoso casco di mele verdi in testa. Foto che verrà ripresa anche per altri paesi europei, in particolare la Germania e l'Austria. Certo, dà da pensare che sia nella confezione olandese che in quella danese si usino parole inglesi. Ma ci arriviamo tra poco. Per ora proseguiamo con la Danimarca e immagino gli altri paesi della Scandinavia. Perché guardate un po' qui. Altri profumi, altra frutta, pazzesco, non trovate? Vediamo. Allora, anzitutto c'era chiaramente quello alla mela verde, evidentemente uscito in precedenza. Dopodiché qui erano uscite tre nuove fragranze. Fragola, melone giallo e pesca. La pesca l'avevamo già vista nella pubblicità olandese, seppur la bottiglia fosse diversa. Ma fragola e melone sono davvero sorprendenti. Raga, il problema è che io ora voglio queste splendide bottiglie colorate, accidenti. Ma dove le troverò mai? Vabbè, ma osserviamo meglio l'immagine. Intanto, sembra che le bottiglie siano semplicemente colorate. Non si vede il liquido all'interno. Quindi chissà come erano dentro. Forse il colore super flash è arrivato in seguito, non saprei. Mi fa ridere inoltre che queste povere ragazze abbiano tutta questa frutta in testa. Passino le fragole, passino le pesche. Ma la poveretta con le fette di melone in testa non si può proprio guardare, veramente ridicola. E meno male che non le hanno messo in testa dei meloni interi. Mamma mia. Comunque, visto che si parlava di queste parole inglesi sulle confezioni, ecco che cosa ho trovato. In un paio di paesi di lingua inglese. In Australia c'era questo Woodley Field Green Apple Mild Shampoo, immagine a sinistra, che come vedete sembrava avere un colore normale, mentre la bottiglia era colorata di verde. Accanto, sulla destra, potete vedere una saponetta Campus. Incredibile, incredible! Ebbene sì, questo era un prodotto venduto nel Regno Unito, solo che si chiamava Woodley Green. Non ho trovato immagini di shampoo con lo stesso nome, quindi non so se in Inghilterra e Irlanda, Galles e Scozia ci fosse semplicemente il sapone o altro, non so dirvi. Però in quest'altra immagine, che riguarda sempre l'Australia invece, possiamo vedere sempre il Woodley Field in versione mela verde con tappino bianco e bottiglia che non mostra l'interno.
e accanto una bottiglia bianchissima con tappo verde per il balsamo. Anche questa sarebbe da avere, accidenti. E vabbè. Comunque no, non è finita, no no no. Guardate sulla destra, abbiamo di nuovo il sapone da bagno, che però questa volta ha una confezione diversa e si chiama Woodley Field, quindi sempre australiano, ed accanto al sapone il talco. Il talco, oh mio Dio, il talco mela verde. A questo punto cominciamo a dare i numeri. Vi giuro che non mi aspettavo che ci fosse stata tutta questa roba in giro per il mondo. E chissà quante cose non documentate in chissà quanti paesi ci siamo persi. Che peccato. Beh, almeno per queste cose, per fortuna, ci siamo noi di Nigiren che ve ne parliamo. E voilà! Passiamo alla Francia! Intanto, beccatevi questo bellissimo spot televisivo super sexy e super nostalgico! Shampoing Prérial senteur pomme verte, des cheveux souples et brillants. Dunque, come avete visto, in Francia il campus si chiamava Prérial. Notare che non ci sono parole inglesi questa volta sulla confezione. Shampooing pomme verte. Nell'immagine a sinistra si vede la confezione pressoché uguale alla nostra, con liquido interno ben visibile. Sulla destra un'altra versione che sembra essere differente. Vi faccio presente che questa cosa del profumo che impregnava i capelli era citata sempre e dovunque. E devo dirvi che cercando questa immagine in giro ho letto diversi articoli in varie lingue, sbirciato forum e letto testimonianze e ricordi, e tutti, ma dico tutti, dicevano che il profumo potentissimo di mela verde restava nei capelli per giorni, che era buonissimo, che era fantastico. Tossico o non tossico, di sicuro questo shampoo era profumato e lasciava i capelli profumati. Su questo non ci piove. Comunque, per terminare, abbiamo alcuni ADV cartacei in lingua tedesca. Quindi immagino per paesi come Austria, Germania, Svizzera. Qui il campus si chiamava Respond, non ho idea di come si pronunci. Grüner Apfel Shampoo. Vedete che qui avevamo sulla sinistra una foto che sembra essere un po' più recente, immagino fine anni 80, così ad occhio. Mentre a destra c'era quella foto già vista negli ADV danesi, quelli danesi scandinavi, probabilmente usata per più paesi d'Europa. In mezzo una foto di una bottiglia parecchio usata, direi, molto bella. In quest'altra immagine vediamo invece alcune cose interessanti. Allora, sulla sinistra questa bella ragazza annusa come sempre il fresco profumo di mela verde. Lo shampoo in questione è il classico per capelli normali e grassi come il nostro italiano. Ma sulla destra vediamo indicati due prodotti come novità. Uno per capelli normali e secchi, di un colore verde normale, direi, non un verde mela. E l'altro sulla destra di un verde ancora più scuro, che però, dato che la foto è sfocata, non riesco proprio a leggere. Però, leggendo il testo in alto, ho identificato la parola Schuppenproblem e quindi posso dire con certezza che sia una versione di Campus antiforfora. Per fortuna che mastico un po' di tedesco, va? Beh, cari Nigi amici, immagino siate sbalorditi quanto lo eravamo noi quando abbiamo scoperto queste cose. Anche perché fino a ieri sapevamo che c'era lo shampoo Campus e basta. Ora sappiamo che il Campus ha avuto nomi diversi come Botanique, Prérial, Season Mild, Woodley Field, Woodley Green, Respond e chissà quanti altri. E che oltre al classico mela verde per capelli normali e grassi, c'era anche per capelli secchi, antiforfora e ai profumi di pompelmo, pesca, fragola e melone giallo. E inoltre esistevano anche il sapone per le mani, il talco e il balsamo. Pazzesco. E queste sono solo le cose che abbiamo trovato noi. Chissà quante altre ce n'erano e con quanti nomi diversi e in chissà quanti paesi. State sicuri che se dovessimo scoprire altro faremo un altro video. Ma a proposito, chissà come mai nessuno ha mai pensato di fare uno shampoo Campus alla mela rossa. Ehi, ma cos'è questa roba qua? Oh, salve, sono un invertipo. Cos'è questa roba qua? Oh, fammi vedere, shampoo Campus alla mela verde. Ma cos'è questa roba qua? Ma vuoi mettere con il nuovo shampoo di Flippo Trippo dell'onorevole Trippo alla mela rossa? E quello sì che è un shampoo, guardate che roba,
bei tempi quando negli anni 80 mi serviva lo shampoo Campus. Sì, io invece che ne usavo altri, vabbè, me ne infischiavo. Ma tra l'altro devo dire che io non ricordo di averlo usato granché. Forse nella mia testa era più una cosa per ragazze o... Io penso che... Per giovani fanciulle. Che avesse più femminile. Questa percezione di essere una cosa inutilmente cara, perché in famiglia da me non girava più di tanto. Va bene, ragazzi. Come sempre speriamo di avervi divertiti, di avervi fatto vedere una cosa rara e unica e ci vediamo la prossima volta. Ciao, alla prossima. Ciao.